punto, quando mi hanno venduto, ero andato via con la nazionale militare in Canada. Fatto sta che quando tornai non c'era il cellulare allora. Vincendo in Canada questo torneo tra nazionali militari, ci meritavano una settimana di licenza. Allora io avevo una morosina qui a Bologna che era andata a Viserba. Sono queste strade che dal mare vanno verso la ferrovia, e allora andai a trovare questa morosina. Sapevo che andavo in un locale da ballo, e allora perché su questa macchina, queste stradine che dal mare vanno verso la ferrovia, e sento da un telegiornale, da una finestra, perché allora le finestre erano aperte, non c'era la condizionata, Savoldi al Napoli per 2 miliardi, Pezzi a Torino, e poi sento Ghetti e Landini all'Asco, so che c'è via tutte. Insomma, non sapevo niente, dico vabbè, pazienza, adesso ci penserò. C'avevo l'ormone, un po' tirava perché era 10 giorni che sono andato via. Vado sotto a questa discoteca, si chiamava Pussycat, era una cantina con dei tavolini, delle sedie, messe lì, e vedo la mia morosina là in fondo con la sua amica, ma c'era anche uno, socio, c'è anche uno. E questo gli stava addosso, gli stava proprio addosso. Allora mi avvicino, e lei mi dice: ah, proprio stasera devi venire, sì amore, stasera, la serata delle sorprese. Ci si saluta un po' imbarazzati, arrivederci, ma io verso la mia macchina, e lì è stato proprio il genio che ho pensato. Sono il toro d'onore, già ho le corna, non potevo.